Buongiorno amici di Universum.it, dalla confezione che ho qui davanti avrete già capito che oggi andrò a recensirvi il Sony Ericsson Xperia Arc, ma vi vado subito a far vedere il contenuto di questa scatola. Ovviamente dentro c'è il nostro telefono, che mettiamo da parte per un secondo. C'è la batteria da 1500 mAh, il cavo USB micro USB, il caricabatterie che andrà poi a unirsi col cavo USB micro USB per ricaricare il telefono, un paio di cuffie in-ear veramente di ottima qualità. Ci sono poi dei tappini di ricambio per le cuffie, la classica manualistica. Poi dentro troverete anche una micro SD da 8 GB che io ho già inserito nel telefono ed un cavo HDMI che purtroppo non c'è in questa scatola, ma in quella in commercio c'è. Andiamo ad inserire la batteria, togliamo la cover che come potete anche sentire è di plastica. Inseriamo appunto la batteria. Bene, andiamo ad accenderlo e mentre attendiamo il caricamento del sistema operativo vi mostro un attimo le caratteristiche hardware. Sulla sinistra, come potete vedere, c'è solamente il jack da 3,5 mm per le cuffie, in una posizione non proprio comodissima comunque. Sopra abbiamo il pulsante per l'accensione e per lo spegnimento e abbiamo anche l'uscita HDMI. Nella parte destra abbiamo un LED di notifica veramente molto molto utile, la porta micro USB, il bilanciere del volume un po' piccolino ma va bene, e il pulsante della fotocamera che ha doppia corsa, perché la fotocamera è dotata anche di autofocus. Appunto, la fotocamera è una 8.1 megapixel, vi ripeto, con autofocus. C'è scritto HD perché registra video a 720p. Ed è dotata inoltre di flash LED. Qui sotto abbiamo il primo microfono. Infatti, Sony Ericsson ha dotato questo ARC di ben due microfoni per eliminare i rumori di sottofondo in chiamata. Qui c'è lo speaker mono e sotto troviamo il secondo microfono e il foro per l'accetto. Nella parte frontale abbiamo tre tasti fisici, come potete vedere, sono anche illuminati. C'è un'illuminazione presente ai bordi del tasto centrale. Sopra abbiamo i vari sensori di luminosità e prossimità e la capsula per le chiamate. Le dimensioni, un secondo che inserisco il pin. Le dimensioni di questo device sono abbastanza compatte, anche se il display è veramente molto ampio. Infatti abbiamo un'altezza di 125 mm, una larghezza di 63 mm ed uno spessore di soli 87, sì, 8,7 mm. Questo spessore è così compatto anche grazie alla forma che Sony Ericsson ha deciso di utilizzare su questo arco. Infatti, come potete vedere, è arcuata, curvata. E devo dire che oltre al beneficio dello spessore, abbiamo anche un design veramente molto curato. L'ergonomia in tasca e la maneggevolezza veramente, sono veramente molto molto buone. Il peso è di soli 117 grammi e questo è dovuto appunto ai materiali, in parte, anzi, quasi tutti in plastica, che comunque risultano essere abbastanza buoni. Ovviamente all'accensione ci troviamo davanti il display, è un'unità da ben 4,2 pollici. Ha una risoluzione di 854x480 pixel ed è a 16,7 milioni di colori. Sony Ericsson lo chiama Reality Display. Questo schermo utilizza la tecnologia Brave Engine, che è una tecnologia proprietaria di Sony, e devo dire che ha dei colori veramente ottimi. Sono molto brillanti, molto nitidi, e anche la visualizzazione sotto la luce del sole devo dire che è veramente molto molto buona. Vi faccio vedere anche un esempio di
di alcune immagini, così vi potete rendere conto com'è il display. Già che ci siamo, ovviamente vi mostro che il telefono è dotato di accelerometro, come potete vedere anche l'animazione è molto veloce. Ovviamente, essendo un touchscreen capacitivo, è dotato anche di multi-touch. Vi faccio vedere anche un esempio del pinch to zoom, come potete vedere è veramente fluidissimo. E vi volevo appunto far vedere queste immagini così da rendervi conto com'è il display. Vedete, i colori sono veramente molto molto belli. Sono veramente paragonabili alle ultime tecnologie apparse sul mercato. Adesso non voglio fare i nomi, ma comunque li conoscerete tutti. E sono veramente all'altezza di questi. Vedete, sono veramente molto molto belli. Anche i contrasti ed anche i neri sono veramente molto molto belli. Usciamo ora dalla galleria. Vi volevo mostrare l'interfaccia usata su questo Sony Ericsson Xperia Arc. Ovviamente avrete già visto che non è la classica Android, infatti è l'interfaccia, la user interface personalizzata da Sony Ericsson, e devo dire che è veramente molto ben fatta, ma più che ben fatta possiamo dire che è ben ottimizzata per questo hardware. Infatti abbiamo un processore da solamente 1 GHz single core Qualcomm e abbiamo 512 MB di RAM, quindi l'hardware non è all'ultimo grido, se possiamo dire così, ma devo dire che l'interfaccia è stata veramente molto ben ottimizzata. Partiamo subito dai menu. Vedete, sono stati modificati da Sony Ericsson, adesso sono a schermate e a scorrimento orizzontale. Scusate, sono entrato nel lettore. Questo ordine, l'ordine delle icone è personalizzabile. Possiamo andare qui a sinistra, come potete vedere c'è l'ordine personalizzato, quello alfabetico, i più utilizzati, oppure possiamo disporli secondo quelli installati più recentemente, e possiamo anche modificare la posizione di ciascuna icona. Infatti basterà andarla a premere per poi andarla a posizionare nella posizione appunto che desideriamo. Oltre a questo, Sony Ericsson ha modificato anche la home principale. Come potete vedere qui sotto ci sono quattro preferiti che comunque possono essere cambiati. Si possono inserire anche delle cartelle qui sotto. Come potete vedere c'è inserita la cartella file multimediali, in cui a sua volta ci sono inserite altre applicazioni. Come potete vedere c'è anche questa animazione che devo dire è veramente molto, molto carina. Inoltre abbiamo la funzionalità del pinch to zoom anche nella home principale. Infatti basterà andare a fare un pinch to zoom e ci ritroveremo tutti i widget inseriti da noi nelle varie schermate. Questa volta non sono come nelle altre interfacce, cioè le miniature delle pagine, ma ci mostra veramente i widget che abbiamo inserito. Basterà poi andare a premere il widget su cui vogliamo andare e ci ritroveremo nella schermata. Vi volevo inoltre dire che Sony Ericsson ha inserito in questo device il gioco Let's Golf, che è un gioco prodotto da Gameloft, veramente molto molto carino, che questo device fa muovere veramente senza alcun rallentamento. Inoltre abbiamo il Timescape, che non so se vi ricordate, ma nelle precedenti versioni di questa interfaccia era praticamente immerso nell'interfaccia, l'interfaccia era basata su questo timescape. Invece Sony Ericsson adesso lo ha messo come widget per avere una fluidità maggiore del sistema. Come potete vedere io qui ho inserito i miei tweet, e infatti possiamo vedere i tweet di Twitter appunto, possiamo aggiornarli in tempo reale e possiamo andare anche nell'interfaccia classica di timescape, dove possiamo trovare appunto i tweet, le varie telefonate fatte, i messaggi, gli aggiornamenti di Facebook, eccetera. Come potete vedere anche la fluidità è stata molto migliorata. Le animazioni, anche queste, sono veramente molto belle, quindi una grafica molto piacevole. Andiamo ora
Nella parte, secondo me, che insieme al display è il punto di forza di questo device, e cioè la fotocamera. Come vedete, qui a sinistra abbiamo le varie impostazioni, le modalità di acquisizione, possiamo modificare la risoluzione. L'acquisizione al tocco, infatti, è dotata di touch to focus. Abbiamo varie scene e possiamo modificare l'attivazione del flash. Mentre a destra, scusate, ho scattato una foto. Mentre a destra abbiamo le miniature delle foto e dei video fatti precedentemente. Veramente una funzione molto, molto interessante. Abbiamo anche ovviamente l'interfaccia dei video. Anche qui a sinistra nuovamente ci sono le varie impostazioni. I video sono girati a 720p. Ma senza perdere altro tempo vi faccio vedere anche un esempio di foto e video fatti con questo device. Andiamo nuovamente nella galleria. Come potete vedere, questa per esempio è una macro scattata con questo device e ha dei colori veramente molto molto belli. Sony Ericsson ha utilizzato per questo arc delle ottiche chiamate Exmo Rare, che vanno a migliorare la resa delle foto anche quando la luce non è propriamente sufficiente. Vi faccio vedere anche il video girato con questo terminale, se riesco a trovarlo. Eccolo qui. Bene, come avete potuto sentire, l'audio è veramente molto molto forte, mi ha sorpreso veramente piacevolmente. La qualità dei video è veramente molto alta e anche la fluidità è veramente molto molto buona, non si hanno particolari lag durante il video, infatti quando andiamo a muovere per esempio il device non si hanno microscatti. Usciamo dalla galleria. Vi volevo inoltre mostrare che questo device è dotato anche di radio FM. Possiamo ovviamente accedere alla radio inserendo le cuffie che saranno praticamente l'antenna. Possiamo anche scegliere dei canali preferiti. Questo dispositivo è anche dotato di GPS e devo dire che funziona veramente molto molto bene. Il fix lo fa in pochi secondi. Ma andiamo ora nel lettore musicale, vi faccio sentire una canzone. Bene, l'audio devo dire che ha un volume veramente altissimo, la qualità anch'essa è veramente molto molto buona e sia i bassi che gli alti vengono riprodotti in maniera molto molto fedele. Inoltre c'è anche l'equalizzatore dove possiamo scegliere le varie modalità di ascolto del suono. Andiamo ora nella messaggistica del telefono, andiamo a scrivere un nuovo messaggio. Come potete già vedere, anche la tastiera è stata personalizzata da Sony Ericsson. Vi vado a scrivere qualche parola così vedete la velocità di digitazione. Come avete potuto vedere, non so se riuscite comunque a notare la scritta. Siccome sono veramente pochi errori, in questo caso ho commesso l'errore sul nome del sito del nostro blog, ma comunque questo è dovuto anche alla posizione abbastanza scomoda in cui sono attualmente, in cui sono adesso. Ma vi assicuro che la tastiera ci
ci sta dietro senza nessunissimo problema. Io l'ho trovata veramente molto reattiva. E poi ovviamente ce l'abbiamo anche in portrait, e anche qui la velocità di digitazione è veramente molto molto buona. Usciamo ora dalla messaggistica e andiamo a parlare del browser. Andiamo direttamente sul nostro blog tramite il segnalibro. Attendiamo per qualche secondo il caricamento. Ovviamente il telefono supporta senza problemi le animazioni in flash, e devo dire che anche il caricamento delle pagine, purtroppo il nostro blog è abbastanza pesante, quindi ci metterà qualche secondo in più a caricare. Ma comunque il caricamento delle pagine in generale è veramente molto veloce. Adesso siamo collegati anche in wifi e non ha una velocità grandissima il nostro wifi. Comunque vi faccio vedere subito la velocità di scorrimento, così vi potete rendere conto un po' com'è la navigazione di questo telefono. Tenete conto che ancora il caricamento non è stato completato. Ecco, adesso è stato completato. Andiamo a vedere lo scorrimento, che a me risulta comunque abbastanza buono, è comunque migliorabile, non è sicuramente una fluidità eccellente, è buona ma comunque migliorabile. Ovviamente è presente anche il pinch to zoom nel browser. Vi faccio vedere un esempio. Come vedete, il pinch to zoom funziona più che bene. C'è anche il doppio tap, c'è anche poi l'allineamento del testo con il doppio tap. E oltre a questo ci sono anche qui i pulsanti più e meno che ci aiuteranno anche questi a fare lo zoom, come potete vedere. Quindi un browser sicuramente molto buono, sicuramente nelle medie degli altri device Android. La fluidità, come ho detto prima, può essere migliorata, ma comunque nel complesso è una navigazione più che buona. Vi faccio sentire anche. Anzi, andiamo a fare direttamente una chiamata tramite il dealer telefonico. Come potete vedere, anche questo è stato personalizzato da Sony Ericsson e devo dire che è veramente molto molto bello. Andiamo ad attivare l'altoparlante. Bene, l'audio è abbastanza forte, ecco, non è fortissimo come per esempio nel lettore musicale, però la qualità devo dire che è abbastanza buona. Dalla capsula integrata qui, l'audio però è veramente di alta qualità e anche il volume è abbastanza alto. In definitiva, secondo il mio modesto parere, questo device è veramente ottimo. Ha un display veramente molto molto bello, anche sotto la luce del sole non dà assolutamente problemi. Il design devo dire che mi è piaciuto abbastanza, è veramente molto curato, è migliorabile dal punto di vista delle plastiche che si trovano sulla parte posteriore, ma sono comunque accettabili. L'interfaccia anch'essa veramente mi è piaciuta molto, ci sono anche questi giochi di trasparenze, ci sono le varie animazioni come potete vedere anche quando andiamo a muovere un'applicazione oppure quando la eliminiamo, c'è questa particolare animazione veramente molto carina. La fotocamera sicuramente è eccellente secondo me, una 8.1 megapixel veramente veramente molto molto buona. Inoltre abbiamo l'uscita HDMI, che è veramente un vantaggio rispetto agli altri concorrenti che non ce l'hanno. Abbiamo anche un peso contenuto, quindi anche l'ergonomia è veramente molto buona, in tasca non si fa assolutamente sentire nonostante l'ampi display. Il browser è secondo me da migliorare dal punto di vista della fluidità, comunque l'esperienza di navigazione è buona. Mi sono dimenticato di dirvi che il sistema operativo ovviamente è Android, ma la versione era 2.3.3, è stata aggiornata dalla 2.3.2 e successivamente, secondo alcuni rumors, o almeno così si dice in rete, verrà aggiornata alla 2.3.4. Il prezzo di questo device si aggira più o meno sui 500 euro,
E devo dire che, a mio modesto parere, li merita tutti. Con questo è tutto. Io vi rimando al nostro blog, cioè universone.it, dove potrete trovare la recensione completa di questo Sony Ericsson Xperia Arc, con ovviamente tutte le foto e i video girati. Vi saluto e spero di rivedervi alla prossima video recensione. Ciao!